Architetto, che interventi sono stati fatti per il ripristino di questa chiesa? Interventi sono stati diversi, chiaramente la chiesa è stata fortemente danneggiata dal sisma del 6 aprile 2009, in particolare è collassata gran parte della torre campanaria, e le cui pietre addirittura sono cadute nell'edificio a fianco sfondando i solai, più la sagrestia, più chiaramente la copertura della chiesa qui di San Pietro. E poi c'è stato anche il collasso della parte destra della facciata in alto, che è scesa e venuta giù a terra, ed è stato necessario, purtroppo lì i conci in pietra si sono danneggiati, per cui è stato necessario ripristinarla sempre con pietra locale. Gli interventi sono stati volti chiaramente di tipo conservativo al restauro e anche di miglioramento sismico, in particolare per quanto riguarda la facciata, che è stata ancorata con alcune catene, alcuni tiranti nella parte della retrofacciata, ricostruita ovviamente la parte collassata. Un grosso lavoro è stato fatto anche per quanto riguarda la torre campanaria, che era andata praticamente in rotazione e provocando appunto il collasso, e poi il ribaltamento della facciata laterale qui sinistra, che ha reso necessario l'inserimento, oltre ad una serie di tirantature, anche la realizzazione di due strutture a sostegno esterne che in qualche modo proteggessero dal ribaltamento questa facciata. Per quanto riguarda gli elementi decorativi, che interventi sono stati fatti e che cosa è emerso dai lavori? Il terremoto dell'Aquila, oltre a darci lutti, tragedie e non pochi problemi psicologici, diciamo, in cambio ci ha dato la possibilità di rivedere, di conoscere situazioni a noi prima sconosciute. Una in particolare qui sulla mia sinistra è una lunetta con della certide a fresco, e una in particolare sulla zona del transetto c'è proprio una deposizione intera, oltretutto molto ben conservata, che risultava murata ed è uscita fuori proprio grazie ai lavori di restauro. È una chiesa importantissima perché è una delle chiese capoquarto, anzi questa molto probabilmente sarà la prima in assoluto ad essere restituita alla città e ai cittadini. Le altre si trovano, insomma, come dire, un po' più indietro, però insomma siamo fiduciosi che anche nel prossimo futuro si riescano a recuperare anche le altre chiese che, insomma, fanno parte del nostro ricco patrimonio storico, artistico e architettonico. In che data è prevista la riapertura della chiesa? A me non piacerebbe parlare di date, perché ogni volta che do una data poi puntualmente viene disattesa. Grosso modo quasi sicuramente primavera del prossimo anno.